Abbiamo mobilitato oltre 1000 partner per 3000 attività e immaginiamo di coinvolgere oltre 30.000 utenti. E quindi oggi ripartiamo da Foggia, dalla stessa biblioteca dove ad ottobre avevamo presentato il bando, per costruirne uno nuovo, una misura che sia implementare e che possa coinvolgere ancora più amministrazioni nell'interesse condiviso. 166 progetti finanziati ed una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro sono i numeri che testimoniano l'interesse verso la misura regionale Punti Cardinali, nata dalla volontà di attribuire un ruolo diretto alle pubbliche amministrazioni nella creazione di reti che rafforzino i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. L'assessorato Formazione e Lavoro ha dunque pianificato un nuovo ciclo di incontri territoriali dedicati al percorso di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e che rappresentano un'occasione di confronto sull'attuazione degli interventi, sulle prospettive e i nuovi scenari. Noi abbiamo atteso con pazienza che venissero fuori queste opportunità, appunto attraverso Punti Cardinali, e noi avevamo già di fatto un progetto cantierabile che abbiamo denominato Orienta Network Future Extra. Abbiamo partner di eccezione, appunto l'università su tutti, e abbiamo dato esito a quelle che erano le esigenze del piano strategico condiviso del turismo, dove gli operatori e gli stakeholder ci hanno messo come esigenza principale quella di formare gli operatori del turismo. Sì, abbiamo voluto questo tour, cominciamo da Foggia, perché vogliamo capire quali sono i risultati di Punti Cardinali, risultati secondo noi importanti, però vogliamo comprendere dalle amministrazioni civiche, ma anche da tutto il partenariato, quali sono stati, diciamo, le attività di forza in Punti Cardinali e quali eventualmente attività che possiamo migliorare.